soliti metodi democratici sionisti. Buona domenica, ragazzi, da un crimine al giorno. Oggi parliamo in realtà in relazione al 21 aprile. Insomma, il 21 aprile è una data, fra virgolette, fortunata rispetto al crimine di cui vi voglio parlare, perché è la data di rilascio. Adesso andremo a vedere di chi, di un personaggio che, se non avete mai sentito nominare, insomma, la cosa non mi meraviglia, anche perché, guarda caso, personaggi di questo genere, per qualche motivo, con la gestione dell'informazione, eccetera, nel mondo in cui viviamo, tendenzialmente non arrivano, come dire, sulle prime pagine, a meno che evidentemente non ci sia una notizia di condanna o qualcosa di eccezionalmente negativo da dire nei suoi confronti. Oggi parliamo di Mordecai Vanunu. La data 21 aprile 2004 è quella teoricamente del rilascio di Galera in Israele dopo 18 anni di reclusione assolutamente indebita, a seguito di un sequestro avvenuto, indovinate dove? Ovviamente nel nostro paese. Indovinate quali sono stati i risultati del sequestro in questo paese? Fondamentalmente sono stati quelli di un'archiviazione per un finto sequestro. Indovinate da chi? Dal commissario Domenico Sica. Indovinate a chi era vicino Domenico Sica? Ovviamente a Giulio Andreotti. Ma siccome vi ho fatto questa bolla, andiamo a vedere chi era. Mordecai Vanunu, di cui io vi ho fatto vedere per il crimine di oggi, cioè vi faccio vedere anche, insomma, un'immagine, poi ve ne farò vedere anche un'altra, anzi andiamo subito a vedere chi è questo uomo che ha patito nella vita veramente uno dei metodi, come dire, democratici del sionismo che conosciamo molto bene. È un ex tecnico nucleare israeliano di origine in realtà ebraico-marocchina, su posizioni fortemente anti-aschenazite, anti-sioniste, sostenitore della assoluta non necessità di uno Stato di Israele, come invece dall'altra parte della necessità di uno Stato palestinese. Poi convertito alla Chiesa anglicana australiana, è nata da una famiglia ebraica ortodossa a Marrakesh e poi trasferito in Israele. È diventato tecnico nucleare nel 1986, a seguito delle sue posizioni progressiste, lontane dal comportamento dello Stato di Israele in termini di Stato stragista e in termini di Stato bellicoso, ha rivelato al Sunday Times quello che era, diciamo, l'intera parte che lui conosceva del programma di armamento pericoloso nucleare israeliano, che praticamente comprendeva già ai tempi una quantità attorno alle 220 testate nucleari fra bombe atomiche più bombe all'idrogeno e ancora la possibilità di produrre altri. Allora lo Stato di Israele che cosa ha fatto? Ovviamente, considerandolo pericoloso in quanto pacifista, nel 1986, al ritorno dalla consegna delle fotografie al Sunday Times e di aver dato la sua praticamente testimonianza di ciò che accadeva, Mordecai Vanunu fu adescato prima da una operatrice del servizio segreto del Mossad di origine israelo-statunitense, che gli diede un appuntamento in un albergo, insomma, in qualche maniera mostrando interesse dal punto di vista umano, facendo evidentemente molto bene il suo lavoro, e tanto per cambiare ci sono ricascati, perché loro hanno questa abitudine di andare a prendere le persone altrove, sequestrarle, drogarle, buttarle in una valigia e portarsele a casa. Per fare cosa? Per buttarlo sotto processo senza nessun tipo di reale tutela legale. Ufficialmente la tutela legale, che viene poi affidata a un espertissimo di diritti civili, nella realtà dei fatti fu inutile, come sempre accade in queste occasioni, e fu condannato a 18 anni di carcere, in cui subì vessazioni di ogni genere, da quello che, insomma, che lui ha riferito come un tentativo di lavaggio del cervello, così come insomma, la negazione di contenuti di televisione, di giornali, che lui voleva essere in lingua inglese, ma
non era così facile reperire, isolamento per 11 anni su 18 e anche la necessità di rifiutare un trattamento psichiatrico e di ricondizionamento a cui volevano obbligarlo. Venne fatto uscire, in considerazione di quello che è il nostro, diciamo, la nostra puntata di oggi, il 21 aprile 2004, per scontare gli ultimi mesi in libertà vigilata. Attenzione però, perché non può lasciare lo Stato di Israele. Questa restrizione teoricamente vale un anno, ma viene rinnovata anno dopo anno. Non può possedere un telefono cellulare, non può accedere a internet, non può avvicinarsi a nessun tipo di ambasciata, consolati di nessun paese al mondo e non può ovviamente lasciare, come ho detto, il paese senza autorizzazione del Ministero dell'Interno. Addirittura dal 2004 in poi, in realtà, ha subito una serie di altre vessazioni, di arresti. Pensate, è stato arrestato anche semplicemente perché ha cambiato casa all'interno dello stesso condominio senza comunicarlo alla polizia. Ovviamente ha protestato contro il governo israeliano, così come ha protestato contro il governo britannico per una mancanza di tutela nei suoi spostamenti, e ovviamente ha tentato, come vi ho annunciato all'inizio, di protestare contro il governo italiano, ma l'archiviazione, insomma, del suo caso è avvenuta grazie al procuratore Domenico Sica, evidentemente un amicone di quel simpaticone di Giulio Andreotti, e credo di aver detto tutto. È a tutti gli effetti uno dei perseguitati politici più potentemente perseguitati ancora oggi. Le sue condanne si susseguono, piuttosto che gli arresti, semplicemente per esempio per uno spostamento a seguito della volontà di seguire una manifestazione antistatalista in Cisgiordania o cose simili, o semplicemente, mi verrebbe da dire, ancora un po' per andare a prendersi una pizza, tanto per fare una battuta, a un pizzaiolo che stia semplicemente due isolati più là. Battute a parte, Mordecai Vanunu è sicuramente uno degli esempi tipici del comportamento di una, come dire, di una fazione, chiamiamola politica o quello che è, che dimostra ogni volta di voler non venire a patti, non tanto con quelli che potevano essere, come dire, considerati universalmente dei criminali come dei nazisti, che comunque io ritengo sempre abbastanza improbabile l'idea di prendere, andare, picchiare sulla testa, drogare, mettere in una valigia le persone, perché mi sembrano metodi nazisti, non so come dire, però ecco, in questo caso è una persona candidata al premio Nobel per la pace, lui lo avrebbe anche accettato a costo di non essere messo in lista con Shimon Peres, perché lui lo ritiene uno dei mandanti del suo sequestro. Mordecai Vanunu, approfondite la vicenda che riguarda, insomma, il nostro crimine al giorno domenicale, perché insomma questi sistemi democratici sionisti del sequestro e della messa in valigia per motivi di volontà di pacifismo. Io vi auguro una buona domenica e ci vediamo domani con un'altra bella pillola di crimine o di, insomma, curiosità alla botteguccia dei Sicili. Ciao ciao.